Come potete vedere dietro di me ci sono delle ambulanze e non è perché ci sentiamo male, ma è perché siamo arrivati ad un altro evento della Civil Week e infatti siamo nell'associazione SOS Milano insieme a Livia, che è la responsabile dell'organizzazione di questo evento. Ciao Livia. Ciao. Allora, chi siete e di che cosa si occupa la vostra realtà? Allora, noi siamo SOS Milano, siamo un'associazione che si occupa sia di 118, quindi soccorso sanitario extraospedaliero, come potete vedere dalle ambulanze, sia di gruppi, abbiamo dei gruppi assistenziali che si occupano di diverse realtà, magari un pochino più nascoste, ma ugualmente bisognose di un aiuto e di un'assistenza. Abbiamo creato per ogni nostra attività un piccolo stand dei giochi per i bambini, quindi non vi tedio adesso su quello che facciamo, ma lo spiegheranno i volontari via via che facciamo il percorso, se vogliamo iniziare. Sì, certo, andiamo. Allora, andiamo alla prima tappa. Esatto, la prima tappa è lo stand del 118 del nostro soccorso. Lei è Emanuela e vi spiegherà che cosa facciamo qua. Ciao Emanuela. Ciao. Allora, qui essenzialmente abbiamo pensato di far provare ai bambini a rispondere delle semplici domande, quindi un semplice quiz, semplicemente per capire chi chiamare quando si sta male, quindi ad esempio non si utilizza più il 118 ma si utilizza il 112, oppure anche far provare a scegliere che cosa utilizzare nel momento in cui succede un qualcosa. E poi successivamente abbiamo deciso di far vedere anche ai bambini, ai genitori o a chi viene come è composta un'ambulanza, quindi cosa abbiamo, che equipaggio c'è in ambulanza, il fatto che non sono presenti i medici ma siamo tutti soccorritori e basta. Ok, grazie. Noi proseguiamo il nostro giro. Andiamo alla seconda tappa. Questo è lo stand del gruppo per i senza tetto, di cui vi spiegherà sicuramente Isabella che cosa facciamo. Ciao Isabella. Ciao. Ciao. Allora, che cosa fate in questo stand? Allora, in questo stand vedete, diciamo, tutte le cose, gli oggetti legati all'attività di SOS per i senza tetto. Praticamente noi due volte alla settimana portiamo assistenza ai senza tetto nella zona nord di Milano e qui ci sono alcuni esempi di, appunto, degli oggetti che noi portiamo normalmente e diciamo che cerchiamo di sensibilizzare magari le famiglie e i bambini con una serie di attività, tra cui diciamo il pensare a come fare un sacchettino del cibo che noi portiamo normalmente a questi utenti, quindi quali alimenti saranno più utili per loro e quali invece non potrebbero effettivamente utilizzare. C'è un quiz, quindi con una serie di domande appunto legate magari al numero di senza tetto presenti nell'area di Milano e poi per i più piccoli ci sono dei disegni in cui possono disegnare la casa. C'è anche un disegno fatto già in cui il rosso rappresenta il calore per scaldare il signore, appunto possono fare dei disegni e appunto diciamo per capire un po' meglio quali siano le problematiche legate ai senza tetto, come li si può aiutare. Ok, grazie mille. Continuiamo nella nostra ultima tappa, sì, giusto? Penultima. Penultima. Allora, loro sono del gruppo SOS per il cittadino e Davide e Sara vi spiegheranno che cosa fanno e che tipo di gioco abbiamo pensato oggi. Ok, ciao Davide. Ciao. Allora, noi del SOS per il cittadino ci occupiamo di recuperare generi alimentari per poi distribuirli a famiglie in difficoltà, che possono essere famiglie con bambini, persone anziane, un po' di tutti i tipi. E al momento noi riusciamo a reperire generi alimentari nelle S-Lung di Varedo e di Gavalenti qua a Milano e poi tramite donazioni di gente, scuole e fanno anche alcuni condomini raccolgono cibo. Noi raccogliamo tutto e poi ci sono i pacchi alimentari da preparare a seconda delle esigenze delle varie famiglie, di quanti bambini e tutto quanto. Ok. Allora, torniamo da Livia, che dicevi che c'è un ultimo stand. C'è un ultimo stand del gruppo testimone,
è il nostro gruppo più longevo, è nato qualche ormai 20 anni fa, proprio per l'obiettivo era quello, dato che ci venivano donate delle carrozzine, ci venivano donati dei presidi sanitari e vedevamo che altre persone ne avevano bisogno, diciamo che si è creato questo gruppo e oggi vogliamo far vedere un po' ai bambini come funziona, quindi vai Giuseppe. Sì. Ciao. Ciao, come potete vedere qua abbiamo delle carrozzine, poi abbiamo dei deambulatori, abbiamo tutti dei presidi che possono servire a pazienti magari di una certa età o con certe patologie e appunto vengono dati in comodato d'uso e c'è questo servizio di scambio e riscambio e secondo me è molto bello perché permette di connettere la comunità anche a livello micro, a livello di quartiere, c'è questo scambio che connette le persone e questo secondo me è molto importante, diciamo. Sì, ecco. Diciamo è una delle cose che dovrebbe essere alla base proprio, esatto, di tutto. Di tutta, okay, la cittadinanza attiva e tutta, sì, la società poi. Sì. Ok, grazie mille. Grazie a voi. Torniamo da Livia per un'ultima domanda. L'evento di oggi è, diciamo, per i bambini. Tendenzialmente sì. Perché avete scelto proprio i bambini? Perché è importante? Perché noi vogliamo sensibilizzare i bambini a rendersi conto del fatto che il volontariato è importante, nel senso che fargli rendere conto che vivono in una realtà molto grande, molto diversificata rispetto a quella che magari conoscono nel loro piccolo e che se loro fanno anche tanto così, anche poco, sicuramente portano un sorriso, portano del cibo, portano comunque qualcosa di utile alle persone, quindi sensibilizzarle sul fatto che quando potranno è sicuramente un'ottima occasione di crescita personale e rendersi conto delle difficoltà che ci sono fuori dal nostro piccolo. Qual è la soddisfazione più grande di far parte di una realtà come questa? Sapere che quando torni a casa, per quanto sei tendenzialmente distrutto, anche perché io personalmente in SS Milano faccio 118, sei soddisfatto perché sai che il tuo tempo comunque l'hai dedicato a qualcosa di importante. Anche oggi siamo qui e speriamo che i bambini si portino a casa un buon messaggio e un ottimo, insomma, qualcosa per il futuro, ecco. Io ti ringrazio tantissimo, Livia, e ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato a questo video e stanno permettendo questo evento e noi ci vediamo al prossimo evento.